cambiato inquadratura perché sono proprio di fronte a questo, boh, non so, una pianta abbastanza morta. Per definire appunto che noi stiamo come civiltà umana, stiamo mutando. La maggior parte delle persone che sono dentro i sistemi o il sistema, per chi lo dice, tu devi esserlo, no? Dicendo, ricollegandomi al discorso di prima, pensa e non sa consciamente, o magari pensa qualche volta, ma dice è impossibile, a quello che, come posso dire, potrebbe dargli la sua esistenza su questa vita, ma in cambio di un lavoro duro, uno studio che, no, una pratica. Io parlo sia a chi sta in campagna, in montagna, in città, qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi condizione ambientale, in qualsiasi condizione sociale, gerarchica, vi dicendo. Ma quello che volevo dire prima è che tutti i grossi sostanzialmente si fanno sulle nostre spalle. Io mi tiro fuori perché dal 2008 in poi, per vari eventi, che anch'io non pensavo che fo ci fossero, sì, avevo sempre avuto un pensiero estemporaneo, pseudo-temporale, diciamo, scollegato dal mondo in cui vivevo e quindi il lavoro, lo studio, la socializzazione in quei contesti e via dicendo, quindi cooperare per una società, quindi per creare i servizi, tu devi lavorare per poi questi servizi attuarsi con il tuo lavoro, quindi il soldo come leva per creare questa cosa, secondo me poteva anche starci, ma già dal 2002, 2003, questa cosa qua si stava rompendo e si è rotta, ma già prima lo era, eh? Ma si vedeva meno. Io sto parlando, meno, sto parlando comunque dell'SPA Italia, off, o comunque del sistema italiano, della mentalità italiana, dell'economia italiana, dell'esistenza culturale anche italiana. Parlando poi anche di energie, ma quello è un altro discorso. Beh, insomma, in poche parole, questo qui, questo di Domodosso, di demone, di Deido, o Dedo, ha iniziato a agitarsi, in poche parole. È bello che un attimo prima la mia amica si era messa a dire che, cioè, 2 settimane, che suo piccolo, da 3 anni, c'è sta febbre che viene su verso pomeriggio, sera, con sta tosse, insomma. Tosse che diciamo che si modifica nella giornata. E non capisce cos'è, no? Il pediatra non ha detto niente, gli antibiotici non farebbero niente, e vi dicendo. Quindi lui ha tirato fuori il discorso e vai da uno specialista, paghi, vi dicendo. Sì, ma 30 anni fa, a un conto, se pagavi poco. E adesso però è triplo, perché? Perché uno c'è l'inflazione, quindi ci guadagnano anche, basta vedere quello che sta succedendo negli ultimi 2 o 3 annetti, ma anche negli ultimi 20 anni, ti fai un calcolo, i soldi che magari vuoi e credi che vadino in quel posto, in realtà ci va solo il 2%, se va bene, in quel posto, lo so di per certo, e soprattutto anche perché con quella scusa, con quella leva, ci sono altre persone che agiscono in modo meschino e invece di dare i soldi, in questo caso magari pensando a qualsiasi guerra, non facciamo un luogo comune, dà degli aiuti umanitari, ma che in realtà sono delle armi. Quindi, ritornando al discorso di prima, che dipende il male come lo vedi, la difesa come la vedi, vi dicendo. Perché se io sono un animale classico, mi devo difendere. Come un ragno, prima, si doveva difendere e si è attaccato completamente, perché sa che potrebbe esserci qualche cosa di male, ma lui lo percepisce non come male, è come difesa. Quindi il male in realtà non esiste. Dipende dall'azione che quello fa, verso, in questo caso, il ragno. Ma può essere su qualsiasi cosa. Quindi,
Inizia a fare freschetto, però stare fermi con questo ventuccio e poi con questo pallido sole che mi arriva in faccia perché ho le piante davanti. Beh, in breve praticamente gli ho detto: guarda, vai a vedere sul mio blog. Però nel frattempo che dicevo questo, ho iniziato a incazzarsi ancora di più, andava di vino rosso, delle pananche che sono doppie praticamente, era diventato quasi rosso, paonazzo. Poi sono arrivate altre persone, via dicendo. Lui continuava a dire che tutta la maggior parte delle persone sono dei deficienti, e diceva a me che c'avevo ragione, perché tutti che pagano questa cosa qua sono dei deficienti e quindi meritano quello che meritano. Io gli dicevo: sì, tu lo stai dicendo, ma non io. Sei tu che lo imponi a te stesso e io sono qui per riflettere questa cosa su di te. Io sono uno specchio riflesso, sono uno che dà un messaggio, ma quello che era il principio era il male, no? Il male ce l'ho io, gli ho detto, no? Tutti noi abbiamo il male dentro, l'importante è capirsi e quando tu ti capisci, sei a posto. Ovviamente c'è l'evoluzione, cioè il divenire delle cose in campo energetico. Lui ha continuato a dire: no, qua l'energia non c'entra, c'entrano i soldi. Appunto, se tu dai dei soldi a qualcuno, tu dai energia, dai tempo, perché magari con quei soldi, i tuoi, magari un imprenditore, e poi mi ha bloccato, e volevo dirgli praticamente, un imprenditore che è serio, non è che butta via i suoi soldi e non ne, capito, come fanno le multinazionali, ne vogliono prendere perché dopo devono dare i soldi a qualcun altro che non faccio nome, ma si sa, a quelle famiglie, insomma, o altre cose. Quindi, succo del discorso, questa qua è un po' un'uscita strana, differentemente dalle altre, però dato che c'è una giornata così e forse tra qualche giorno inizierà a piovere, quindi preludio di fine della siccità invernale barra primaverile, inizio primaverile. Quindi, succo del discorso, io vivo alla giornata, la maggior parte delle persone è dentro nel sistema e quindi per quello che mi attizzano, ma non è che solo adesso, negli ultimi anni, ma hanno sempre fatto questa roba qua, anche quando lavoravo, quando ero come loro. Quindi è un fattore proprio di vedere le cose in un certo modo, di qualcuno che te le ha insegnate in un certo modo o che le ha apprese male. Ecco lì il male che torna, ma nel male che tu non hai capito di te stesso. Non sei nato a fondo. Dopo ci sono delle persone che sono più profonde, cioè delle persone che sono più superficiali, delle persone più, come dire, dinamiche e magari anche profonde o anche superficiali, magari sono delle persone che sono proprio teste di cazzo, o hanno il bubugettete, cioè l'uomo nero che getta le cose, quindi i getti fiscali. Non faccio nomi del governo attuale, che dice: sì, ma bisogna fare così perché se no l'economia non funziona. Ma si ritorna al discorso appunto delle famiglie. Quindi, oltre a questo, dico vaffanculo, ma non alla vaffanculo dei di Grillo, chiaramente, perché quello là è pagato dalle solite famiglie. Quindi io non appartengo a questa razza, ma a tutte le razze sostanzialmente, anche se ne faccio parte. So che ha un controsenso, ma è così, perché comunque se no non sarei vivo o sarei comunque un'altra forma di creatura su questa terra o in altre dimensioni e via dicendo. Ma soprattutto non appartengo a una società consumistica, dove il consumo è la prima regola da avere prima che esci e anzi ti alzi dal letto, mettiamola così, quindi devi consumare il caffè, devi consumare qualsiasi cosa insomma che si fa. Dopo questa piccola regola, soprattutto devi essere diciamo, un approfittatore, un ben pensante, un opportunista, uno spacciatore di demenza. All'ipervelocità che ti dice l'immagine da avere o il logo che devi attuare per venderti meglio. Quindi non faccio parte di questa cosa, anche se saprei farlo molto bene,
Però non mi fango quello che è la mia essenza, la dove arrivo. Io sono un alieno, ma non perché lo voglio essere, proprio perché io non ci credevo, ma poi piano piano in questi ultimi 20 anni facendo esperimenti, esperimenti, altri esperimenti, conoscendo una marea di forme biologiche, una marea di soluzioni chimiche, di reazioni fisiche. Negli ultimi 8-9 anni, mi sono detto che sono un alieno. Oltretutto a essere un alieno, a non essere capito e a non riuscire a parlarci, perché comunque tu puoi modificare, il tuo fisico, vi dicendo, ma quando tu ti trovi con delle persone a parlare del più e del meno, queste persone ti indicano come se sei il male della terra o l'unico che riesce ad essere sopra gli altri. È vero questo, però è vero anche il contrario, che io comunque riesco a coesistere con questo, con varie tecniche che adotto in campo artistico, in campo sociale o comunitario, per meglio dire, quando c'è l'opportunità, chiaramente, non è una cosa duratura, è molto bypassabile, ecco, mettiamola così. Ovviamente i social e tutta la parte tecnologica, quella cosa lì. Mi sto allontanando anche se ero dal 2011-12 fino al 2018 un assiduo sostenitore, ma poi ho detto già non credendoci tanto bene, che bel falco. Forse rientra anche nella. Sì, vediamo. No, non è rientrato però. Sta planando. Beh, in poche parole, chiudo perché sennò diventa noioso, monotono e ripetitivo e vi dicendo che sono tutti sinonimi, però. E su questa luce, questo albero, dico vaffanculo a tutti quelli che criticano, che appoggiano il sistema criticando chi è diverso dal sistema. Che poi ha tantissimi canali, tantissime vie, fiumi, correnti, pratiche, dogmi, religioni, qualsiasi. E vaffanculo, anzi con amore, ma tanto amore, tutto quello che è odio è amore, soprattutto perché gli dicevo, guarda che il male e il bene, se uniti, generano un'altra cosa molto molto più attiva e io fin da piccolo ho avuto questa cosa ma non riuscivo a capirla, quindi per quello che ho iniziato grazie alle morti, grazie al dolore, sono riuscito a esacerbare, diciamo, quella mia impotenza che tuttora ho, perché comunque non è che se ne va via, comunque è sempre un viaggio questo procedimento, magari domani morirò, cioè non me ne frega niente anche. Però dare il giusto peso a queste parole, anche se sono state incomplete o frasi incomplete, per delle teste da cazzo come me, come io lo ero magari qualche annetto fa, quindi appoggiando la dualità, e non perché per i farmaci che drogano il corpo di mio papà, facciamo un po' di rime a cazzo di Madonna. La Santissima, eppure anche la Trinità. Vaffanculo anche chi mi accudisce, cerca, voleva, perché comunque vuole sempre un fine, chi mi offre qualcosa, se non me lo offre con spontanea anima, creatività animosa, mettiamola così, addio. Mi dispiace perché la cosa è molto veloce, ta 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 ta. Diciamo che l'algoritmo poi diventa una cosa molto blanda, quindi come si suol dire adesso, come funziona su LinkedIn, che per essere deliver, no, cioè nel senso che devi essere speciale per venderti meglio, devi essere super aggiornato, super linkato, mi chiedeva dinamico, ma una dinamicità che da 5.4 è andata a 1.8 in un giro di neanche un anno,
E parlo dell'economia finanziaria volatile che è nell'informatica e quello che è collegato chiaramente all'informatica, quindi tutto quello che è programma, software, tutto, qualsiasi cosa è in degresso. E quindi è giusto il discorso che mi faceva il tipo lì, ma che cosa credi di essere? Infatti io non ci ho mai messo un soldo dentro i social, volevo metterlo dentro un sito che poi Wix ce l'ho, ma è tramite Google, ho scoperto qualche giorno fa che è oltretutto, come si chiama, israeliano, è uno dei maggiori siti, diciamo, israeliano e a buon prezzo, quindi ecco perché il lavoro anche nella realtà a basso prezzo è collegato e niente, insomma, chiudo così. Vado avanti perché mi sto anche un po' un attimo rompendo i coglioni al freddo e coi piedi, grosso modo. Ok, quindi minchia, oh, mi è venuto tipo un grampo la gamba destra. Dopo questo piccolo piccolo piccolino proprio, andiamo avanti, come potrebbe cambiare in un attimo la cosa, no? Uno che sta al bar non può vederla sta cosa, magari perché non c'ha la possibilità di farlo, mio papà che è un tossico ormai, mi cazza giù merda ogni giorno, anche se me lo fa per il mio bene, cosiddetto bene, che poi alla fine dove cazzo vado da questo? No, perché qua bisogna prendersi bene. Un po' secchetto, eh? No, ci viene ancora un po' di umido qua, eh? Però, insomma, non è il massimo. Adesso mi scaldo un attimo perché stavo scivolando. Quindi, dai, chiudo così. Magari qualche foto dopo. Venire in giù perché il mio giretto l'ho fatto per vedere com'è un attimo la natura anche da questa parte. Certo che qua comunque al di là di essere anarchico, di appartenere a qualsiasi cosa, io non appartengo a niente, appartengo alla terra, appartengo all'acqua, anche se non sì, so nuotare, tanti dicono bisogna sapere nuotare. Così non vai a galla, perché se vai a galla, qui cazzo c'è una parete, non si vede, ma sono sotto la montagna. Quindi vado in via, trovo Dicola. Se non sai nuotare, assolutamente non puoi appunto nuotare e galleggiare. Ma il fatto è che io non galleggio, però se vado sotto, nuoto. Ma non sto a galla, semplicemente, ma non perché non so nuotare, so nuotare. Wow! Ma soprattutto anche perché appartengo anche all'aria, l'etere, da dove i tartari hanno creato l'energia. Cosiddetta elettrica, che noi adesso la paghiamo alle solite famiglie, che un secolo e mezzo fa hanno iniziato a creare l'internet o la matrice delle cose che noi usiamo tuttora e che sta andando a fanculo, per volere loro poi oltretutto, ma grazie all'energia di tutti noi, quindi dei soldi, del tempo e via dicendo. Qui,
Detto che mi stavo prendendo, sono un po' freddo. Con sta rieta qua, insomma, cazzo, sono a 1600 metri. Non è che sì, capito come. Via cane. Cazzo, qui è un po' impegnativo, sarebbe da scalarla questo. Un po' impegnativo, ci vediamo più tardi, mi sa.